Oh, bentornati a Murder Roads. Giornata un po' grigia oggi, sulle strade di Roma. La notizia di oggi la prendiamo da gossiptv.it e parla di Luca Argentero e la sua compagna Miriam Catania, che stanno ridiscutendo circa la possibilità di mettere su famiglia, no? Di avere comunque dei bambini, e vengono intervistati e vanno a considerare il fatto che la loro vita stressante, se vogliamo, da un certo punto di vista, perché comunque la vita dell'attore è stressante, questo va detto, e quindi considerano che questo stress evidentemente non li aiuta ad avere bambini per il momento. La pressione che hanno nel volere fortemente dei bambini non fa arrivare questi bimbi. Quindi parliamo sostanzialmente della gioia di essere padri, di essere madri, e dello stress che a più livelli e un po' ovunque accomuna tutti noi in questa società. È un po' fiorire. Aiuta, sai, a non morire senza nascondersi. Siamo tutti belli nascosti, con la paura di manifestarsi per quello che si è. Si può eludere. Cosa? La solitudine. Che è la paura di tutti noi, la paura della solitudine che ci porta a nasconderci e a manifestarsi forse per quello che non siamo. Voi che come vi comportate? Siete veramente voi stessi o comunque un po' vi nascondete per preservarvi e, come dire, per evitare di ricadere in situazioni che vi hanno fatto male, che vi hanno ferito. E quindi, diciamo, la gioia di trovare una persona con cui fare famiglia vi anima di più della paura, della sofferenza di essere feriti? Io personalmente dico che vale sempre la pena correre il rischio. E poi però faccio una considerazione diversa che mi porta a vedere anche oggi nelle pagine di cronaca situazioni in cui una famiglia di lunga data, lui 50 anni, lei 48, con due figli venuti dall'unione di queste due anime, si trovano ad affrontare una tragedia. Cioè lui, carabiniere, 50 anni, spara a lei, 48, e poi dopo si spara, perché c'erano ormai incompatibilità e l'unica strada pensata era quella di eliminare il problema alla radice. Oh, via, ti faccio fuori, perché la paura della solitudine e dell'abbandono in questo caso è troppo forte, per cui non riesco a ricordare cosa mi ha animato e mi ha portato ad amarti tanto da volere fortemente una famiglia con te. Bah, ve la lascio un po' così e attendo le vostre considerazioni. Questa è Murder Roads, io sono Cischi, il vostro cantacuore, alla prossima strada.